Allora, si è concluso oggi con il grande impegno di Coppa Sicilia. Abbiamo il presidente del Napoli, Franco Cannabuccio. Allora, un successo di quest'ora? È una partita facile, perché forse il Via Grande è una squadra che è stata ripescata quest'anno, quindi ancora non ha un organico adeguato, è una squadra giovane, cercheranno di salvarsi, quindi non c'è stata partita praticamente. Diciamo un buon test per il campionato? No, non è un buon test, perché se avessimo incontrato una squadra più forte che ci avesse impegnato sicuramente sarebbe stato un buon test. Però il fatto che abbiamo battuto la settimana scorsa il Letoiani, che questa settimana abbiamo battuto il Via Grande, è importante perché ci cominciamo ad abituare con le vittorie, anche se diciamo si tratta solo di Coppa Sicilia. Allora, diciamo che fra le amichevole e la Coppa Sicilia, a che punto è l'FV Volley? Io credo che sia al 50%, ancora non ci esprimiamo ai livelli che noi vorremmo, però penso che siamo sulla buona strada. Abbiamo avuto qualche infortunio, qualche situazione un po' difficile, però piano piano penso che dovremmo raggiungere l'optimum. Ci diciamo che la squadra oggi, il mister, ha fatto un po' ruotare gli atleti. La partita era facile, quindi credo che sia stato giusto far giocare tutte le ragazze. Non ha giocato la pedale perché è infortunata, altrimenti sicuramente avrebbe giocato con lei. Ma in questo inizio di stagione, che siamo in fase di preparazione per il campionato, vede ancora qualche difetto a questa squadra? Ce ne sono difetti, certo, più di uno, magari ce ne fosse uno solo, ma anche quando saremo all'optimum ci sarà sempre qualche difetto. Siamo una squadra di Serie C, non possiamo giocare ai livelli semiprofessionistici o seminazionali come la B2 o la B1, quindi qualche errore lo faremo sempre e speriamo di farne sempre meno degli altri e quindi di vincere. Rispetto all'anno scorso, anche se ancora è presto, cosa c'è di diverso in questa squadra? C'è qualcosa di nuovo? Abbiamo cambiato 4 elementi, quindi più di mezza squadra. Speriamo che questi cambiamenti siano stati azzeccati. Alcuni sono stati forzati, quindi era necessario correre ai ripari perché la palleggiatrice ha cambiato sport, la centrale ha voluto farsi un'esperienza in B2, la fuorimano non ha voluto giocare con noi, quindi diciamo si comincia già a vedere la mano di Andrea Caristi. Ancora penso che sia prematuro, ma al più presto si vedrà sicuramente la mano dell'allenatore, che è una mano buona. Okay.